Dirigere lo sviluppo di un titolo come Killzone 3 non deve essere stato affatto semplice. Nel prossimo video a parlare è Mathis De Jong, Game Director di Killzone 3, in esclusiva per i fan italiani di PlayStation. Very challenging. It's the biggest game. La nostra fonte di ispirazione sono stati i nostri stessi giochi. Ho lavorato a Killzone Liberation e a Killzone 2. L'unico modo per migliorare è conoscere i tuoi errori, giocare i giochi che hai realizzato, comprenderne punti di forza e punti deboli e cercare di correggerli nei titoli successivi. Realizzare questo gioco è stata una sfida incredibile. L'obiettivo principale era dar vita ad un gioco molto più vario nella modalità single player. Così abbiamo aumentato il numero di armi, il numero di veicoli, il numero di ambientazioni, per garantire al giocatore un'esperienza sempre diversa e mai noiosa. Il 3D è un qualcosa a cui da tempo guardavamo con interesse. Noi di Guerrilla siamo un po' nerd, amiamo i gadget e la tecnologia più sofisticata. Appena sono apparse le prime TV 3D, abbiamo pensato che sarebbe stato bello fare un gioco capace di sfruttare la loro tecnologia. E Killzone 3 era perfetto per questo. E poi c'è il supporto a Move. Crediamo sia un modo diverso e molto naturale di giocare a Killzone. Tanti giocatori che arrivano dal mondo PC non trovano semplice adattarsi ai pad con doppio stick. Con questo titolo abbiamo dimostrato che è possibile implementare un sistema di motion control anche su un gioco hardcore.